voi cosa fareste se l'avessero condannato a 10 anni, scontati in galera, e poi vi dicessero: non ci siamo sbagliati, la sentenza era ineseguibile e improduttiva di effetti penali, la sentenza di condanna. Beh, io l'ho detto subito, è dal 92 che io sostengo che Contrada è innocente, ma non è innocente perché la sentenza è stata data sulla base di una legge che non c'era, come il formalismo dice, il concorso esterno non era ancora chiarito. E oggi addirittura un giornale infetto, che si chiamerebbe Il Fatto, ma è l'infetto, insulta ancora il povero Contrada, ormai anziano e che è stato in galera 10 anni, dicendo favorì cosa nostra, ma non era reato. Beh, io vi porterei via la pelle. Verrei lì e prenderei travaglio, lo scuoierei come San Bartolomeo e l'altro ingroia lo prenderei e gli farei vedere che cosa fa la sua fidanzata argentina mentre lui si occupa di Contrada. Cosa fa non lo sappiamo. Ebbene, il reato non c'è, ma non perché la sentenza è formalmente sbagliata, perché Contrada ha agito in tempi in cui non agivano i pentiti, i merdosi pentiti, gli schifosi pentiti, che si pentono ovviamente per il loro vantaggio, dicendo forse anche delle verità utili. E in assenza di pentiti, l'unico modo per sapere cosa fa la mafia è infiltrarsi, cercare di capire, far credere di essere vicino a loro. Questo è stato Contrada. No, favorì Cosa Nostra. Ebbene, come ha fatto a favorirla? Mi vuoi raccontare ingroia, travaglio, come l'ha favorita? E vuoi raccontarmi come l'ha favorita dopo la puntuale esposizione dei non fatti e del reato di concorso esterno fatto da un magistrato di Cassazione che si chiama Iacoviello, che dice: ma non c'è la cosa, non c'è la sostanza, non c'è il reato, non c'è la cosa. E questo vale per Marcello Dell'Utri. In carcere, illegittimamente, per la stessa ragione per cui era legittimo condannare Contrada. Come si chiama questo che accade? Non è il reato loro. Oggi la Cassazione ha dichiarato che quella sentenza era ineseguibile, che il reato non c'era, nonostante che fingano che ci fosse i vari travaglio e ingroia. Continuano a parlare di favoreggiamento alla mafia non sapendo su che cosa e in quali atti e fatti. Prima Contrada e poi Dell'Utri avrebbero favorito la mafia. Ma mi pongo un'altra questione. Di fronte a queste condanne, il magistrato che con insistenza in primo grado, in secondo grado e poi in terzo grado ancora, in Cassazione, poi smentito e poi costretto, la Cassazione è costretta a riconoscere che la Corte di Strasburgo ha detto il vero, che il reato non c'era, non ci può essere la condanna. 10 anni di carcere e più di 3 per Dell'Utri, della stessa fattispecie. Ma qual è l'unico reato? Beh, sono due. Uno è diffamazione. Diffamazione continua, aggravata, quella che oggi fa l'infetto, continuando a parlare di favoritismi alla mafia e non dicendo dove, come e quando e con che cosa. E dall'altra parte, quello che è stato votato 3 giorni fa al Senato, il reato di tortura. Si tratta di tortura. Quei magistrati che hanno tenuto in galera Contrada e tengono in galera Dell'Utri dovranno essere processati per tortura. Perché prendere un innocente, metterlo in galera senza che la condanna sia efficace è torturare qualcuno. E è un'altra cosa, si chiama anche sequestro di persona, quello per cui un bandito sardo che sequestra qualcuno fa all'ergastolo. Quei magistrati meritano l'ergastolo. Ingroia all'ergastolo! Lì devi andare! Altro che sputtanare la gente, diffamarla, continuare a dire che hanno favorito la mafia, quando sono costretti a riconoscere, dopo che la Corte di Strasburgo l'ha detto, proprio i tuoi colleghi magistrati, colleghi magistrati, colleghi magistrati, che la sentenza è ineseguibile. L'hanno detto, la Cassazione è più importante di te. Tu sei un piccolo avvocato di provincia, un PM fallito, che non ha portato a compimento nessuna delle sue azioni di richiesta di condanna, se non riuscendo a fare intrigare Contrada, oggi smentito come sei. I giudici di Cassazione ti danno torto. Tu abbassa il capo, pentiti, chiedi pietà a Dio, chiedi pietà agli uomini e aspettati l'ergastolo.
Se un giorno dovessi arrivare al governo io, a voi magistrati, che avete sequestrato le persone, che le avete torturate, io darò l'ergastolo. L'ergastolo! Non ti puoi permettere di giocare con la vita di contraderi dell'Utri, vantandoti che tu hai trovato. Che cazzo hai trovato? Quale reato? Quale? Cosa hanno fatto? Vergognati! Chiedi perdono a Dio! E tutto questo con uno che ha scontato 10 anni e non ha fatto nulla. Un altro ha scontato 3 e non ha fatto nulla. Leggi Iacoviello, molto più colto, molto più intelligente, molto più lucido di te, e dire: dov'è il reato? In che cosa ha concorso dell'Utri? Quale vantaggio ha avuto? Quale vantaggio ha dato? Qual è la cosa? Perché il reato è la cosa che tu hai compiuto, no? È andato a cena, è andato a pranzo, ha parlato. Ma che cazzo dite? Vergognati! 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 E aspetta che per il reato di tortura ti arrivi l'ergastolo. Chiaro?